Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley. Oggi, prima di cominciare, voglio innanzitutto ringraziarvi perché il canale ha superato le 500 ore di visualizzazioni in poco più di un mese e devo ammettere che è un risultato sorprendente anche per noi che lo realizziamo. Quindi grazie, ma mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale perché l'iscrizione al canale è fondamentale. Quindi ancora grazie, thank you, gracias, perché vedo che ci guardate da più parti del mondo. Siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di una serie del 2022 attualmente disponibile su Paramount Plus. Ora, il concetto di spoiler non è molto adattabile a questa serie, quindi vi avviso che andrò abbastanza a ruota libera. La serie si intitola The Offer, creata da Michael Tolkien e Albert Ruddy e prodotta dai Paramount Television Studios. Nella storia del cinema ci sono stati dei film che sono letteralmente entrati nel subconscio dello spettatore e sono rimasti lì come punto di riferimento nella memoria. Se qualcuno in una situazione di contrattazione fa una faccia un po' contrita, si tocca la guancia e dice «Io ho fatto un'offerta che non ho potuto rifiutare», beh, ci sono pochissime persone su questo pianeta che non si accorgono che sta imitando Marlon Brando nel Padrino. Il Padrino di Francis Ford Coppola è un'istituzione. Tendo a paragonarlo alla Bibbia, è veramente quasi un testo sacro del cinema. Sono passati 50 anni dalla sua uscita nelle sale e ancora oggi detta uno standard altissimo di regia, fotografia, messa in scena e studio dei personaggi. E The Offer, la serie protagonista di questo episodio, parla proprio di come è nato questo film, Il Padrino di Francis Ford Coppola. Siamo nella Hollywood del 1969 e il giovane produttore Albert Ruddy, interpretato da Miles Teller, dopo un mezzo flop al botteghino, decide di investire tutte le sue energie sull'adattamento di un libro che ha venduto milioni di copie quell'anno negli Stati Uniti, cioè Il Padrino, scritto dall'italo-americano Mario Puzo. Il libro, che ha venduto all'incirca 10 milioni di copie, è il titolo più caldo di quella stagione, e i diritti se li è accaparrati la Paramount Picture, che però in quel periodo era sull'orlo di una crisi finanziaria. La Paramount Picture, infatti, tra gli anni 60 e gli anni 70, era di proprietà di una multinazionale chiamata Gulf and Western, che investiva principalmente in piantagioni di zucchero, tabacco e miniere di zinco. Capite bene che per i manager della Gulf and Western il cinema è un gioco a perdere. Per loro il film è un prodotto che deve semplicemente piacere al pubblico e creare profitto, al pari di una pentola o di un pacchetto di sigarette. Cioè, non ci mettono nessuna passione. Deus Ex Machina della Paramount a Los Angeles in quel periodo era il produttore Robert Evans, interpretato, devo dire, da un sorprendente bravissimo Matthew Goody. Robert Evans vive di eccessi, lui cerca l'eccesso in tutto, sia nel lavoro che nella vita privata. Lui insegue il prestigio, lui non vuole solo fare dei film, lui vuole regalare grandi sogni al pubblico. Ha una grande stima del pubblico pagante e dice sempre che appunto lui vuole regalare non un film da consumare e poi dimenticarsi, lui vuole regalare il sogno. A capo della divisione cinema della Gulf and Western c'è il peculiare Charles Bludorn, interpretato da un Burn Gorman davvero in stato di grazia. E proprio il personaggio di Bludorn fa da pendolo, da tramite, tra il freddo pragmatismo dei manager della multinazionale e i due produttori Evans e Ruddy, che sì, ci mettono passione, ma sono del tutto anarchici. La Gulf and Western, dall'adattamento del Padrino, vuole un semplice gangster movie, ma il regista che viene chiamato ad adattare il romanzo di Puzo, un giovanissimo e alle prime armi Francis Ford Coppola, ha idee molto diverse. Coppola, infatti, fa parte di una generazione di registi che ai tempi vennero soprannominati i movie brats, cioè i ragazzacci del cinema, e la loro caratteristica principale era la scarsissima propensione a scendere a compromessi, soprattutto con gli studios. Sull'argomento Movie Brats vi consiglio vivamente di leggere il libro di Michael Pye e Linda Miles, che vi metto giù in descrizione, veramente una lettura divertentissima. Tra questi ragazzacci del cinema, oltre a Coppola,
C'erano dei giovani ragazzi scapigliati che rispondevano al nome di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma e George Lucas. Ora, questi sono nomi che oggi fanno tremare le gambe a qualsiasi produttore, ma ai tempi stiamo parlando veramente di sconosciuti. Ma proprio in quegli anni, in quel preciso periodo storico tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70, a Hollywood il ruolo del regista stava diventando sempre più focale. Il cosiddetto star power si stava trasferendo dagli attori, che erano sempre più imbrigliati nelle politiche degli studios, appunto al regista. E questi registi di nuova generazione venivano veramente dalla strada, dal basso, con idee nuove, ma appunto loro compromessi zero. I due produttori, Evans e Ruddy, intuiscono che il futuro del cinema è proprio lì, in questa sfrontatezza creativa di Coppola e i suoi compagni, e quindi decidono di investire tutto, veramente un all-in in questo regista, cercare di assecondarlo in tutte le sue richieste artistiche, in contrapposizione con le richieste più cheap e commerciali della Gulfer Western. Già, perché Coppola, tra le pagine del romanzo Il Padrino, non vede solo la mafia, i gangster, il malaffare, i traffici, ma vede soprattutto una grande tragedia shakespeariana. Una tragedia che parla di valori di famiglia, onore, vendetta, che sono temi che ritroviamo nelle saghe più moderne, come per esempio Game of Thrones. Ma Coppola nel Padrino vede anche una profonda analisi critica nei confronti dell'America, e Coppola non le ha mai mandate a dire. Un'analisi del concetto di potere, del concetto di corruzione, e proprio gli scontri continui con la Gulfer Western hanno fatto sì che questo tema della critica all'idea del sogno americano diventasse un tema portante di tutto il suo film. Tornando alla produzione del film, c'è un grosso problema che il produttore Ruddy deve risolvere. Cioè, la mafia, quella vera, non vuole che questo film si faccia. Perché in quel periodo il mafioso Joe Colombo fa nascere un partito politico che si chiama The Italian American Civil Rights League. Ed è un partito ovviamente un po' finto, serve più che altro a riciclare del denaro, però effettivamente lui va in giro per gli Stati Uniti, fa comizi e cerca di contrastare quei pregiudizi nati appunto in America contro gli immigrati italoamericani. E proprio Joe Colombo, durante un suo comizio, tira fuori il romanzo del Padrino di Puzo, indicandolo come prova della propaganda Yankee contro gli italoamericani. E quindi la famiglia Colombo, spinta anche dalle pressioni di Frank Sinatra, che ha un'antipatia sua personale nei confronti di Puzo e quindi non vuole che questo film si faccia, fanno pressioni di un certo tipo perché appunto la produzione del Padrino venga chiusa. E come tutti sappiamo, con la mafia non si scherza. Ma il produttore Albert Ruddy non ci sta. Si arma di coraggio e va a parlare direttamente con il mafioso Joe Colombo e gli fa capire che il suo film non sarà un film sugli stereotipi della mafia italiana, italiani mandolino e pistola facile, ma sarà appunto un film su valori come onore, rispetto e famiglia, che sono gli stessi valori che Colombo sbandiera nei suoi tour politici. E paradossalmente tra Ruddy e Colombo nasce un'amicizia sincera. Colombo fa delle richieste che Ruddy accetta per far andare avanti il film. Una di queste richieste è che durante il film Il Padrino non doveva mai essere pronunciata la parola mafia. E se riguardate il film, la parola mafia non viene mai pronunciata. E ora arriviamo ad uno dei paradossi più riusciti e divertenti di tutta la serie, ed è quello in cui la mafia newyorkese partecipa attivamente alla produzione del Padrino attraverso quei metodi coercitivi e criminali che il romanzo stesso denunciava. Quindi da una parte Joe Colombo e la sua famiglia dicono: ok, fate il film e basta che non ci fate passare come i cattivi. Però dall'altra, facendo i cattivi, fanno ottenere alla produzione tutto quello di cui hanno bisogno. Location, la famosa testa di cavallo, perché non si poteva usare la testa di un animale morto sul set, ma loro gliela fanno usare lo stesso.
e soprattutto una serie di grossi favori dai sindacati dei lavoratori che ai tempi erano direttamente controllati dalla malavita. Addirittura una guardia del corpo del mafioso Gio Colombo, interpretata dal mitico Lu Ferrigno, viene scritturata per coprire il ruolo di Luca Brasi, che all'inizio del film deve porre i suoi omaggi al padrino Don Vito Corleone. Solo che questa specie di gorilla non riesce a memorizzare le sue battute e quindi Francis Ford Coppola riscrive la scena apposta per lui, e cioè gli fa tenere letteralmente un foglio con le battute scritte sopra da leggere davanti al padrino, perché in quel momento il personaggio è proprio sovrastato dall'emozione di avere il padrino davanti a sé. Quindi lì Coppola trova la soluzione geniale in 5 minuti. E a Coppola si deve l'intuizione fantastica di offrire il ruolo dei protagonisti a Marlon Brando e Al Pacino, che la Paramount però assolutamente non voleva. Non voleva Brando perché era all'inizio del declino della sua carriera e veniva considerato troppo bizzoso, e non voleva Al Pacino perché in quel periodo Al Pacino aveva zero film in carriera ed era considerato troppo bravo a teatro per poter sfondare al cinema. E qui c'è il grosso lavoro dei due produttori Ruddy e Evans, che fanno un po' da sparring partner tra Paramount, Gulf and Western e Coppola per cercare di accontentare la visione di Coppola in tutti i modi. E Coppola non solo riesce ad avere il cast che desiderava sin dal primo giorno, ma soprattutto riesce a mettere in scena la sua visione, soprattutto da un punto di vista fotografico, e parlo ovviamente della mitica fotografia del direttore Gordon Willis. Gordon Willis, leggendo la sceneggiatura di Coppola, disse subito: ok, questa è una tragedia greco-romana, e decise di improntare la fotografia prendendo come primo spunto i quadri del Caravaggio. Ora, i quadri del Caravaggio sono buio assoluto con delle piccole fonti di luce. Se guardate Il Padrino, soprattutto negli interni, la fotografia di Willis riesce veramente a ricreare quelle atmosfere cupe di tragedia che trasmettono angoscia, potere e rendono il film unico nel suo genere. Molto divertente l'aneddoto del famoso gatto di Marlon Brando. Praticamente Marlon Brando, il giorno delle riprese di una delle scene più importanti del film, si presenta con un gatto randagio che lui ha trovato per strada arrivando sul set, e pretende di girare la scena con questo gatto in braccio, che però fa delle fusa estremamente rumorose, mandando il tilt il tecnico del suono. Alla fine viene accontentato perché era Marlon Brando e quella scena è diventata storia del cinema. La serie The Offer è una serie che mi è piaciuta molto. Non è una serie perfetta, però è una visione che consiglio vivamente. Da un punto di vista tecnico e di ricostruzione del periodo storico, delle scenografie e anche dei personaggi, perché comunque ci sono attori che mettono in scena delle vere e proprie icone come Pacino, Brando, devo dire che è tutto realizzato in modo eccellente. Il cast è notevole e ci sono dei momenti in cui la serie veramente brilla. Fra tutti questi momenti voglio citare una scena in particolare, ed è la scena di una cena in cui i membri del cast, il regista e i produttori festeggiano finalmente l'inizio delle riprese. E durante questa cena, spontaneamente, gli attori iniziano a entrare nei loro personaggi e quindi sembra di essere veramente a cena con la famiglia Corleone, e si crea un'atmosfera intimidatoria veramente potente, e in quel momento Coppola si rende conto di avere tra le mani materiale per un capolavoro vero. Il Padrino è considerato uno dei film più importanti della storia del cinema. Basti pensare che salvò la Paramount dal fallimento, perché costò poco meno di 20 milioni di dollari e ne incassò più di 300, ma soprattutto creò un vero e proprio tappeto rosso per la generazione dei movie brats, sul quale pochi anni dopo sono nati film come Lo Squalo, Taxi Driver e Star Wars, che sono dei cardini dell'immaginario cinematografico collettivo. The Offer è una serie, se mi passate il termine, un po' all'antica, nel senso, sappiamo tutti come andrà a finire, però riesce a tenerti incollata con il ritmo, con una buona scrittura e soprattutto con un'ottima recitazione. La serie arriva perché racconta la storia di questi uomini che inseguono un'ossessione, perché il cinema è un'ossessione,
è una somma di sogni e ambizioni che poi si trasformano in una storia in cui tutti si possono immedesimare. Mi è piaciuta soprattutto per questo, perché sono persone che fondamentalmente dalla vita hanno tutto, hanno soldi, successo, possono avere quello che vogliono, ma comunque ci sono dei momenti in cui si riducono a una vita misera perché devono inseguire quello specifico risultato per quella specifica scena. Se devo trovare dei difetti a The Offer, devo sottolineare il fatto che un paio di scene abbastanza importanti per la serie sono state girate un po' a risparmio. Una è l'attentato al mafioso Joe Colombo e l'altra è la notte degli Oscar, durante la quale il produttore Albert Ruddy vince l'Oscar come produttore del miglior film. Ecco, queste due scene si vede che sono state girate in un modo da tenere bassi i costi, perché paragonate al production value di tutto il resto, la differenza si nota e anche molto. Altre due cose che non mi sono piaciute di questa serie sono una, l'attore Dan Fogler che interpreta il personaggio di Francis Ford Coppola. Allora, fisicamente è impressionante, sono identici. Ma il problema è che Fogler è un attore troppo comico per interpretare un personaggio di quella caratura, almeno secondo me. Rende Coppola un personaggio troppo ironico, mentre Coppola è un intellettuale. Sì, brillante, ma come poteva essere brillante un filosofo greco? E la seconda cosa che non mi è tanto piaciuta è proprio il personaggio del protagonista, Albert Ruddy. È troppo infallibile. A lui riesce tutto, cioè qualsiasi problema gli viene posto, lui è sempre e comunque la soluzione. E questo, secondo me, succede perché il vero Albert Ruddy, che è tuttora in vita e in attività, è il produttore e creatore di The Offer. E quindi sicuramente anche lui ha fatto un'offerta che nessuno ha potuto rifiutare. Per chi come me ama il film Il Padrino, guardare questa serie è stato molto divertente ed è stato un bel modo di celebrare un film che già amavo. Per chi invece Il Padrino non l'ha mai visto, chi lo sa, magari questa serie può essere un viatico per entrare nel magico mondo della famiglia Corleone. Quindi vi ricordo The Offer su Paramount Plus, una serie che vi consiglio di guardare, altrimenti, no, vabbè, basta, la smetto. E adesso ci abbiniamo una signora birra. La birra che ho deciso di abbinare a The Offer è forse uno degli stili più eleganti che esistono nel panorama brassicolo mondiale. Sto parlando del barley wine, nello specifico il barley wine Insonnia del birrificio Filo di Lana. Che cos'è il barley wine? Allora, la traduzione letterale è vino d'orzo ed è una birra che è nata intorno al XVIII-XIX secolo in Inghilterra, in un periodo in cui era stata bloccata l'importazione di vino dal resto d'Europa. E quindi i birrifici hanno iniziato a produrre questa birra molto alcolica, anche molto densa di corpo, e questa densità si raggiunge bollendo il mosto più a lungo. Ed effettivamente è una birra che ricorda non il vino, ma un buon brandy, sì. Ho scelto questa birra perché anche il modo in cui si presenta, cioè questa etichetta nera, questa oscurità che emana, mi ricorda tantissimo le atmosfere del Padrino e quindi mi sono immaginato un Don Vito Corleone che si rigirava questa birra nel suo bicchiere accarezzando il suo rumorosissimo gatto. The Offer abbinato alla elegantissima Insonnia di Filo di Lana. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Questa a piccoli sorsi, se no mi stendo. Ma è fantastica.